Sono stati installati giovedì 13 febbraio i segnali per l'accesso al parco archeologico di Capocolonna, fatti realizzare grazie ad una particolare raccolta di fondi promossa da Floro Veraldi, un giovane 29enne originario di Genova ed innamorato di Capocolonna. Attraverso la vendita di alcune t-shirt dedicate alla storia di Croton, con il logo Cro Means Identity, sono stati raccolti dei fondi che hanno permesso l'acquisto di nuovi segnali per l'accesso al parco. Un'iniziativa, diciamo, che è partita per ripristinare la videosorveglianza. Poi, durante, diciamo, il percorso, la videosorveglianza l'hanno ripristinata e quindi questi soldi li abbiamo utilizzati per fare queste segnaletiche qua. La risposta dei cittadini alla tua idea di vendere le magliette qual è stata? È stata positiva, ne ho vendute 30 e passa la prima tornata. Adesso sto continuando, si procede su questa strada. Hai rinnovato un po' i loghi anche, abbiamo Sì, visto. è cambiato, diciamo che questo qua è lo step successivo. Prossime iniziative ed Sì, voglio organizzare un flash mob qua sul promontorio per organizzare una raccolta, diciamo, di pulizia, un gruppo di persone che vengono a pulire i promontori. una bella idea, mi sembra utile e mi sembra anche coinvolgente. Sono anni complicati, questo non bisogna nascondersi, perché dobbiamo riuscire comunque a fare iniziative, a tenere in piedi delle strutture nonostante le difficoltà, le carenze di risorse e quant'altro. Le idee sono quelle di continuare a fare iniziative che coinvolgano la cittadinanza, manifestazioni culturali, nello stesso tempo portare avanti i lavori. Stiamo appunto cercando di migliorare le condizioni del parco, implementando la presenza di pannellistica e segnaletica, e non solo. E quindi, insomma, poi ci sarà un progetto anche che riguarderà il Museo Archeologico Nazionale, che quello ha bisogno di lavori, e quindi, insomma, il lavoro non mancherà. c'è un risveglio culturale, secondo lei? Mi sembra di sì, spero di sì, che sia sufficiente. D'altronde è importante perché la città deve pure risollevarsi, deve trovare un appiglio. Quello della cultura, secondo me, è un punto fondamentale. Prospettive per il parco, visto che state realizzando una terrazza per vedere meglio la colonna, quali novità ci saranno? Beh, questo consentirà la presenza della la riapertura della terrazza, consentirà di avvicinarsi notevolmente alla colonna e quindi rendere più fruibile, più comoda la visita, anche perché l'area sarà dotata di pannelli didattici, quindi dovrà riuscire ad accompagnare meglio il visitatore nel percorso. Ma questo è soltanto l'inizio, perché dovremmo fare in modo di implementarli ulteriormente. Ci saranno lavori, mi auguro a breve, anche di restauro della torre, ad esempio, della torre Nao. Insomma, i progetti nel tempo li abbiamo fatti, li abbiamo concepiti, ora bisogna riuscire a realizzarli. Ci vuole comunque del tempo, questo è chiaro.